Salve, sono Stefania Marzon e sono entrata in Evolution Travel con l'intento di continuare ad occuparmi di turismo accessibile. Come sono arrivata al turismo accessibile e che cos'è? In realtà è semplicemente turismo per persone con bisogni speciali, quindi persone con ridotta mobilità, disabili fisici, sensoriali, persone che hanno allergie oppure necessità di trattamenti sanitari come la dialisi, cose di questo genere. Come ci sono arrivata? È da quando sono nata che vivo nel mondo dello sport per disabili, per cui persone sicuramente molto attive, anzi che negli anni hanno contribuito poi a creare tutto quel movimento e quel bisogno di adeguare quelli che poi sono sia i trasporti che le strutture ricettive e quant'altro, tutto ciò che fa parte del turismo. Mi sono sempre interessata per amici, ovviamente vivendo un ambiente di questo tipo. E poi sono venuta in contatto con dei consulenti di viaggio americani che già si occupavano di queste cose e mi è sembrata una buona idea cercare di continuare a farlo qui. Devo dire che agli inizi io me ne occupo da un po' di tempo. All'inizio non è stato molto semplice perché la realtà italiana è una realtà che ha a che fare con sicuramente delle città e una struttura un pochino particolare, anche molto antica, quindi che non si presta a un'accessibilità così naturale come tante destinazioni molto più moderne, però molto è stato fatto, sia per quanto riguarda i trasporti, ormai ci sono delle legislazioni a livello sia europeo che mondiale, e legislazioni che riguardano l'accessibilità di qualsiasi tipo di struttura, per cui si sta piano piano andando verso un turismo per tutti, come poi credo che sia un turismo di qualità, infatti anche ultimamente lo stesso governo, enti preposti per il turismo stanno puntando molto su questa caratteristica, quindi un turismo per tutti, un turismo di qualità. Credo in questo e ho pensato che nell'ambito di Evolution Travel trovassi una collaborazione, soprattutto per le varie specializzazioni nelle destinazioni dei miei colleghi, di trovare un apporto valido per poter proseguire in questo senso. Parlare di turismo accessibile e di viaggi accessibili in realtà è semplicemente andare un po' nel dettaglio di quelli che sono i servizi, diciamo, che tutti utilizzano per quanto riguarda lo spostarsi, il muoversi, l'andare in vacanza. Ovviamente mettere a punto un viaggio accessibile necessita di un'accortezza particolare, quindi conoscere bene soprattutto le esigenze del cliente, della persona che si rivolge a noi, perché le varie disabilità sono un mondo molto molto eterogeneo e ognuno ha le sue specifiche necessità, per cui cercare di capire quali sono veramente i bisogni, per poi ovviamente cercare di modulare tutti i servizi che fanno parte del viaggio. Dal trasporto con le dovute assistenze, piuttosto che consigliare una destinazione piuttosto che un'altra, la verifica ovviamente dell'accessibilità di tutti gli elementi che sono parte del viaggio. La cosa infatti un po' complessa è avere la garanzia, tra virgolette, dell'accessibilità di una struttura alberghiera, un villaggio, un albergo, quello che sia. Per fortuna, nel tempo, avendo fatto anche moltissimi corsi o collaborando con organismi che sono ormai riconosciuti come Village for All, che si occupa di garanzie e di certificazione dell'accessibilità, come Handy Superabile, che allo stesso modo insieme ad alcuni anche tour operator è andato a visualizzare, quindi a verificare sul posto le strutture. Ovviamente mi occupo di selezionare tutto quello che già è stato verificato per poi andare a verificarlo qualora trovo qualcosa di interessante che possa andare bene, ovviamente per una certa tipologia di disabilità piuttosto che di gusti di una persona, insomma. Comunque, ecco, la verifica è quello che deve dare la garanzia dell'accessibilità del viaggio, altrimenti non avrebbe nessun senso fare consulenza in questo senso. Oggi come oggi effettivamente ci sono molte più possibilità anche per quanto riguarda i trasporti, perché il trasporto aereo, anche in nave parzialmente, ci sono possibilità di noleggiare macchine anche con i comandi. Una serie di servizi che ovviamente se preselezionati e studiati a fondo possono sicuramente dare la risposta giusta per ogni richiesta di viaggio. Un consiglio che vorrei dare a qualsiasi persona con necessità particolari
prima di rivolgersi ovunque per intraprendere un viaggio e essere molto, molto specifici, nel senso mi è capitato negli anni di ricevere moltissime volte una richiesta di dove posso andare in vacanza, ecco, non dovrebbe essere più considerata questa cosa quanto vorrei andare lì e considerare quelli che sono poi i parametri di chiunque, e quindi il periodo, le esigenze personali o della propria famiglia, dei propri compagni di viaggio, esigenze di budget, senza ovviamente dover sottostare a un'offerta che sicuramente può essere varia, come spero sarà nel portale che presto sarà aperto in Evolution Travel, ma non sarà mai esaustiva, per cui ecco, essere sempre molto specifici e sinceri di quelle che sono le proprie esigenze, anche per alcune persone che hanno disabilità motorie, fare dei lunghi viaggi, qualsiasi cosa, ecco, essere sempre molto molto specifici senza avere remore e informarsi moltissimo, perché il sentito dire a volte può essere un'informazione sicuramente valida, ma molto spesso approfondire rendere conto alle persone di quello che è veramente l'ideale per se stessi. Infatti io più che appoggiarmi a degli enti o delle organizzazioni che da sole decidono se una struttura, per esempio, è più o meno accessibile, preferisco quelle che danno le informazioni oggettive, e per cui ognuno può decidere poi se quella struttura è adatta alle sue esigenze.